il buon sala il buon sala dice San Zilo, più facile rifarlo per una sola squadra l'ho letto ora oggi ero fuori per lavoro perché più facile rifarlo per una sola squadra Sanzino che ad oggi c'è uno stadio obsoleto che ha bisogno di ristrutturazione e che per il comune avrebbe un costo notevole a sua volta le squadre di Milano hanno necessità di implementare il quattrino e di avere uno stadio tutto per loro quindi eh, con i vari servizi eh, alla, ristor alla, alla, alla ristorazione e quant'altro quindi secondo me leggendo quello che dice Sala la interpreto così non lo so ragazzi ho oh, ho letto due volte questo articolo penso che lui tenda a dire che è meglio avere un complesso dedicato per ogni squadra alla fine della fiera perché è difficile condividere lo spazio e le esigenze compresi anche gli allestimenti il museo tutte le cose dedicate proprio al club no che hanno tutte le squadre che hanno lo stadio di proprietà eh... E poi anche per, per avere secondo me un unico interlocutore con cui interfacciarsi proprio per il progetto dello stadio e il, e il piano di financing, eh, che verrà presentato sempre con le famose garanzie che Zango non ha, con le garanzie fornite dalla società e dal suo azionista di riferimento. Queste io le intendo così, le parole di Sara, l'ho letto due volte, questo articolo non saprei... Come interpretarle, questa è la mia idea. Ne parlavamo prima anche con i ragazzi del team. La mia idea è questa. Qua. È più facile avere un, un interlocutore solo, è più facile dedicare uno stadio ad una squadra. Ho preso il museo, eh, la ristorazione, i ristoranti, tutto dedicato ad una bandiera sola. Io ci sono i video dello stadio quando girava a Sago il progetto di Rozzano. Io ho sempre detto. Ma questo ve lo dico perché lo so per certo, perché lo so per certo, l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro. Il Mina sembra che ormai abbia preso altre vie, ma l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro. Perché chi subentrerà al posto di Zhang, speriamo il prima possibile, io spero accada stanotte come voi, Vuole rimanere a giocare a Milano perché, con tutto rispetto, un conto è giocare a Rozzano e un conto è giocare a Milano. Ci siamo? In questi giorni, poi. Anche oggi, mentre ero fuori per lavoro, sentivo un po' radio sportiva, una radio che mi fa compagnia durante i lunghi viaggi in auto. Tanti tifosi dell'Inter sono incazzati con sacchi. Io, oh, ragazzi, ma... Cioè, ma, 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 ma parliamoci chiaro: ma da quando sacchi ha avuto quel problema fisico a parma cioè eh, lui è andato giù Andiamo, bisogna riconoscerlo cioè eh, che poi questo andare giù si è riproposto anche nei commenti che rilascia ma te non ti devi incazzare con sacchi secondo me te ti devi incazzare con chi gli fa le domande ma chi gli fa le domande gliele fa apposta perché nessuno dice le cazzate e dice sacchi parliamoci di quindi agli organi di informazione gli fa comodo avere un personaggio come Sacchi da intervistare. Capito? Lei, il discorso? Tutto qua. Poi quello dicevo ieri, approfondendo un po', che l'Inter gioca sempre lo stesso schema. È vero, l'Inter gioca sempre lo stesso schema, però bisogna riconoscere che l'Inter gioca al riempimento degli spazi l'Inter fateci caso l'Inter soprattutto il secondo tempo che a mio avviso è il miglior secondo tempo dell'era Inzaghi da quando c'è lui l'Inter gioca al riempimento degli spazi poi non entriamo troppo nel tecnico non, non voglio prendere il gesso e mettere non voglio fare i professori perché non lo sono però questo gli va riconosciuto comunque in Zaghi, quando quando la squadra fa quelle prestazioni queste cose vanno riconosciute ragazzi riempimento degli spazi monoschema è vero io ho sempre detto però c'è da dire anche che c'è un riempimento degli spazi notevole quando l'Inter gioca in quella maniera e soprattutto con quella intensità e con quella qualità di corsa c'è poco da dire ragazzi io ve lo ripeto che Fren Tunam io sono stato il primo a sponsorizzare Turammi, infortunato due anni fa, al posto del ballerino. E occhio il ballerino! Perché il ballerino ha sentito Duca Si ha detto, questo quando scatta va a due allora. Occhio perché il ballerino te lo rimandano indietro. Lo so che c'è la clausola, e se vanno in Champions League lo devono acquistare. Occhio che questi alla fine preferiranno non andare in Champions League e rimandarti il ballerino indietro. Io te l'avevo detto, occhio il ballerino. È pericoloso anche un prestito con obbligo se il Marsiglia va in Champions League. Tra l'altro, il Marsiglia ha venduto anche diversi giocatori. Non è il Marsiglia dell'anno scorso. Io però, dopo Ticus Turam, ho un sogno nel cassetto e a quanto pare non è irrealizzabile. Io voglio che Frank Turam all'Inter, detto Franco Turam, un animale. C'è cioè, un rampista moderno di 1,92 m, fortissimo tecnicamente, atleticamente, personalità che è Fren Turam Ci becchiamo dopo. Ciao, Vinte.